Sai che mi è sempre rimasta impressa la frase di Settimio Benedusi, nostro comune amico, quando mi ha detto, forse l'ha detto anche nella nostra intervista, quando l'ho intervistato, mi ha detto: se io un giorno stessi male e sono in ospedale, la prima cosa che faccio è dire chiamate la Colombari. E io, ma tipo Croce Rossina, no, o perché sono... Grazie cara. E la cosa che una rubrica vivente. No, io subito ho detto, vabbè Settimio, però perché guardi, non so, l'estetica, così. Cioè, no, perché ma Martina è la persona più affidabile che io conosca. Per cui io so che se mi succedesse qualcosa, chiamo lei e risolve tutto. E questa cosa mi è sempre rimasta impressa. Allora, a me è sempre piaciuto occuparmi degli altri. Quindi prendermi cura di qualcuno, risolvere dei problemi, delle situazioni, mi do molto da fare. A volte fin troppo perché non mi rendo conto che magari c'è un limite oltre il quale dovrei farmi gli affari miei. Chiaro. Però lo faccio con grande generosità, non me ne rendo conto. Però lui diceva anche che di tutte le persone con cui ha lavorato, che ha lavorato insomma con persone di tutti i campi, di tutti i settori, tu... sei sempre stata quella più precisa, professionale, insomma, quindi è un... Allora, se vuoi fare le cose, le fai bene, se no è inutile farle tanto per farle, no? Che sia un lavoro, che sia un rapporto di amicizia, che sia una nuova esperienza lavorativa, cioè per me è entrarci a capofitto e dedicarmici a 360 gradi. La via di mezzo, il pressapoco... Non fa per te. Che non significa non sperimentare, che non significa non provare, perché poi sono dell'idea che dagli sbagli e dagli errori si impara, soprattutto si impara per migliorare, ma servono come esperienza, sono le esperienze che ti fanno migliorare, che ti fanno evolvere. Questo approccio molto determinato poi lo usi anche nel fitness, sei sempre a pompare in palestra, non so, cioè fai una quantità, ma quanto tempo dedichi? Ma voi avete un'idea sbagliata del fitness, voi in generale, voi collettività, perché si pensa che se una persona dedica un'ora al giorno a fare attività fisica è perché è fissato con la linea, è perché vuole mantenersi in forma, invece. È giovane, è bello, senza celluliti e con i muscoli, cioè no. È una questione di longevità, è una questione di non avere acciacchi fra 10 anni, è una questione di sostenibilità, perché se io mi curo so che posso essere migliore, posso portare qualcosa in più anche agli altri e quindi c'è la possibilità di vivere meglio, di mangiare meglio, di avere rispetto del nostro pianeta, del nostro ambiente, cioè ci danno delle indicazioni, sappiamo che possiamo migliorare e allora facciamolo. Però come fai a restare così metodica, determinata? Perché sai, uno, anch'io sono sposo in pieno quello che dici, però io non riesco ad oggi a fare un'ora al giorno di attività fisica che dovrei fare, pur sapendole e pur arrivando da un passato da atleta. Però è vero, tu invece sei... Ma è una questione di disciplina per me. Dimmi come fai, dammi una ricetta. È solo forza di volontà, è solo questo. Ovvio, magari quell'ora potrei studiare di più, potrei leggermi un libro in più, potrei imparare a cucinare che sono pessima in cucina. Però diciamo anche che l'aspetto fisico fa parte anche del mio mestiere, certo, no? Certo. E quindi ognuno ha delle risorse da mantenere, da portare avanti. Però ci sono dei giorni che non ho proprio voglia. Basta, mi metto le scarpe, tiro sulla sacca della palestra e vado. Mi alleno contro voglia e non so se questo sia buono, però lo faccio. Quante cose ci sono poi che ti fanno stare bene se presuppongono dei sacrifici? Chiaro. La parola sacrificio, l'etimologia è fare il sacro, no? E quindi un po' nella vita si fanno sacrifici, mica tutto ti arriva così. Certo, certo. Però non so, mi chiedevo come facessi a essere sempre così sul pezzo, ecco. Io ho iniziato... Anche perché tu viaggi un sacco, cioè giri un sacco, fai mille cose e per cui non è che sei a casa tranquilla e tutta la tua routine... No, però Monti, questa mia determinazione, questo mio... modo di vivere, stile di vita, è iniziato quando io avevo 16 anni.
da Miss Italia mi sono subito dovuta mettere in questo binario e quindi con delle regole, con delle responsabilità, con questo tipo di determinazione che poi mi ha condizionato in tante scelte nella mia vita, perché comunque questo mio essere così determinata e così rigida è andato poi ad intaccare quella che era la mia esuberanza, piuttosto che la mia fragilità, la mia insicurezza, la mia spontaneità, perché mi ha irrigidito parecchio. Sono anche dell'idea che però se non fossi stata così disciplinata non sarei arrivata dove sono arrivata. Chiaro. Adesso mi sono ammorbidita molto con me stessa, sono molto più tollerante, sono molto più comprensiva, mi accolgo, mi accetto nelle mie fragilità, nelle mie insicurezze e accetto soprattutto dove non riesco ad arrivare, quindi chiedo aiuto agli altri, mi informo, mi strutturo per poter compensare dove non arrivo. In questo devo dire, poi tu sai, è una grande curiosità, esplori molto, a me ha colpito molto quando, ti racconto questo dietro le quinte, organizzo questo evento, questo ritrovo lì a Milano e ad un certo punto mi chiama la persona che seguiva tutta la parte di sala per dirmi quando venir dentro e arriva e la prima cosa che mi dice è: Monti, c'è la Colombari in prima fila. E tu? Capito? E chi cazzo è? E io ho avuto un attimo, cioè vivendo comunque in Inghilterra da un po' di anni, ho detto la Colombari, ma la Colombari... E poi chiaramente ho detto, ah sì, ma chi? Martina Colombari? Sì, c'è Martina Colombari, prima fila. Poi tu, senza registrazione, senza posto, seduta per terra. Per terra lì davanti. E io pensavo, non so, arrivassi, che, non so, con la guardia del corpo, tutta, non so, mi fate spazio. E invece, cioè, entrando ti stavo quasi per prendere dentro, e lì, come dire, vediamo che cazzo dice questo. No? Sì, perché sono curiosa, ti seguivo su Instagram, non so attraverso chi ero arrivata a te, ho visto che facevi questo incontro e quindi ho detto andiamo a sentire che cosa ha da dire questo Monti. Pazzesco. E poi sei uscita e hai detto basta, non gli parlo basta, più. Infatti siamo qui a riparlarne. Ma questo è anche ieri, ero a questo forum sulla nutrizione e sull'alimentazione. Organizzato da Barilla, ma anche lì vedo l'articolo sul Corriere, l'anno scorso l'hanno fatto in Bicocca, non mi ricordo dove, comunque sono già 2 o 3 anni che mi intrufolo, però sei in mezzo a esperti, sei in mezzo a giornalisti, sei in mezzo a persone di settore. E io entro sempre, allora il banco della registrazione, il giornalista, no, settore, niente, io sono il settore, solo curiosa, si può entrare, si può assistere? Sì, bene. E quindi si parlava di sostenibilità, di quanto sia legato il discorso delle problematiche di alimentazione, di mancanza di cibo, con il fatto del clima che sta cambiando, quindi tutti argomenti che comunque mi stanno a cuore, che mi piacciono, che mi interessano, ma anche lì mi sono imbucata come mi sono imbucata da te. E segui di curiosità, peraltro appunto fai mille cose, non so come tu faccia a fare questa quantità enorme di attività, se uno ti segue su Instagram è un continuo, dici boh, a volte penso che tu abbia una sorella gemella, non so perché, un ma come fa a essere di qua e poi di là, non so. Peraltro su Instagram stai esplodendo, sei un'esplosione. Guarda, questo mondo di Instagram è un po' assurdo, non riesco ancora a capirlo, non riesco a... Allora, è uno strumento, è un nuovo mezzo di comunicazione, può diventare un lavoro, mi spaventa tutto quello che può diventare una marchetta, una Vanna Marchi sul digitale, certo. Quindi anche lì ci vado coi piedi di piombo, si dice coi piedi di piombo? Sì. Sì, con reticenza, sì. Con dubbio sempre. Però mi avvicina alla gente, perché la gente ha ancora un'idea di noi personaggi come se fossimo veramente degli UFO, degli extraterrestri. Quindi la possibilità di vederci nella nostra realtà, nella nostra umanità, fa sì che si crea più affiliazione, che si crea più connessione. Sì, questo sì. Ma ti capita di avere gente che ti ferma perché
ti ha conosciuto su Instagram e non ti ha conosciuto come la Colombari con la la prima, che come personaggio televisivo, tutto quello che... No, mi conoscono tutti come la Colombari. Quindi da prima? Da prima. Non ti capita mai che uno dice, no, ti, la seguo su Instagram? Mi dicono, ti seguo, ti seguo su Instagram, ma mi conoscevano tutti da prima. Ma poi dai dati statistici che guardiamo, sai meglio di me, insomma, come interpretarli, ci sono tantissimi millennials fra i miei follower, fra chi mi segue, così come ci sono nonne di 70 anni che hanno Instagram e che mi fermano all'Esselunga e mi dicono facciamo il selfie, facciamo, lo metto sul mio profilo, veramente. Fichissime. Però bisogna fare attenzione, perché poi non ti devi far tirare dentro da tutto questo mondo degli haters, perché sono cattivissimi, quindi prendere le distanze, farlo con distacco, bisogna essere bravi, non è facile. Io a volte penso che se fossi una donna bella, attiva online, probabilmente dopo un po' lascerei perdere, perché ho gli haters io che sono cinquantenne pelato e parlo di marketing e di business e non sono famoso. A volte dici mamma mia, cioè no, ma non mi è credi che sono dovuta arrivare, e ti dico questa cosa perché ci ho riflettuto in questo mese. Io ho debuttato a teatro esattamente un mese fa con Montagne Russe, mia prima esperienza a teatro. Lui aspetta, chi è? Corrado Tedeschi. Corrado Tedeschi, esatto. Corrado Tedeschi. Allora, io sono dovuta arrivare a 44 anni per sentirmi dire dalla gente, su Instagram, ma per strada o comunque da chi mi segue, che sono brava e non sono bella. Ci sono voluti 44 anni ed è dovuto arrivare il teatro per farmi guardare da chi mi segue con altri occhi. Chiaro. Ed è assurdo, nel senso che ci ho riflettuto in questo mesetto ed è incredibile come è servito il teatro per far vedere di me un'immagine completamente diversa. E quindi, per legarmi al discorso, no, che dicevi tu, che comunque la gente si ferma al commento, alla critica, che poi a volte non è più un commento ma diventa un insulto, diventa non solo neanche una provocazione, va oltre. Certo. E adesso, da quando ho iniziato a fare teatro, mi guardano con altri occhi. Anche perché, soprattutto in Italia, devo dire, in Inghilterra molto bene, molto, molto meno, e c'è, diciamo, un senso civico diverso, un'educazione diversa. Poi vabbè, io vivo a Brighton, che è un posto, cioè, completamente fuori dalle dagli logiche, schemi anche, dagli schemi. Sì. E devo dire che la cultura italiana è ancora veramente arretrata su un'infinità di argomenti. Se tu vivi all'estero proprio lo vedi. E da un lato, tu, se vinci Miss Italia e sei bellissima e sei giovane, è una bella opportunità perché ti apre tante porte, ma dall'altro lato poi uno dice, ah, ok, è bella, stop. Cioè non... perché si ragiona sempre per stereotipi, perché abbiamo sempre pregiudizi verso, figurati, li abbiamo verso le religioni, c'è verso tutto, il colore tutto, della pelle, verso la razza, figurati, li abbiamo verso l'amore, se non è per forza uomo-donna, cioè certo, siamo ancora a questi livelli. E anche di fronte a una bella ragazza c'è sempre l'abbinamento, bella oca, certo, bella senza sostanza. Però a un certo punto, come dicevamo prima di iniziare la nostra chiacchierata, chi se ne frega, questa sono io, avanti, e certo, non devo più dimostrare niente a nessuno. Peraltro è una vita che fai un sacco di roba, anche, diciamo, oltre che interessante, super meritevole. Cioè io penso tutta la parte, diciamo, di cause sociali, avresti potuto anche, come dire, fregartene altamente e non metterti a disposizione, no? Non mettere a disposizione la tua visibilità per delle cause molto nobili. Invece... anche se ti mi aveva fatto vedere alcune foto bellissime a Haiti, credo. Sì. Dove sei lì. Cioè, quindi questo, secondo me, è sempre un po' un peccato, no? Che le persone a volte non si fermano un attimino a approfondire. Basta che uno dedichi un attimino di tempo e poi dici, ok, mi faccio un'idea magari migliore di una persona. Allora, costa fatica, costa intelligenza, costa pensare e costa ascoltare. Abbiamo sempre grossa difficoltà ad ascoltare le persone, ascoltarle realmente e non far finta, certo, di ascoltarle.
E poi purtroppo l'invidia, la cattiveria, sono questi veleni che ognuno di noi ha dentro, perché tanto ci sono emozioni opposte dentro ognuno di noi. Bisogna anche avere la fortuna di scegliere le persone da coinvolgere nella tua vita e di saper mettere dei bei no, dei portoni da chi non ti merita, ecco. Bisogna essere un po' egoisti anche nella vita, no? Assolutamente. Dimmi di questa esperienza teatrale. Come ti sei preparata? Figata. Come ti sei preparata per... Tantissimo. Quanto dura, scusami, l'esperienza? Allora, le tournée ormai vanno avanti anche per 2, 3, 4 anni. Non è più come una volta. Gli spettacoli ormai si mettono in scena e poi si possono portare avanti funziona, anche. Se funziona, vai avanti. Esatto. Diciamo che la prima tournée è una sorta di start-up. Tu guardi che riscontro c'è nel pubblico, se è uno spettacolo che funziona, se ha senso replicarlo. Questa nostra prima stagione si concluderà a marzo e per ora sta andando molto bene perché abbiamo sempre fatto tutto esaurito. Grande. Una commedia francese che Alain Delon ha chiesto una dozzina di anni fa, ha commissionato all'autore che è Assus. E si parla di legami fra uomo e donna, fra legami parentali. E il mio personaggio cambia 5 volte personaggio, ma rimanendo sempre in scena e sempre con gli stessi abiti. Quindi è un colpo di scena continuo fino a quello finale più eclatante che ti fa capire esattamente chi è questa donna e che cosa ci fa nel salotto di quest'uomo. Come ti sei preparata per... Dal punto di vista proprio così, sì. Cioè le prove, oppure hai preso, che ne so, un coach per... La prima paura era il primo timore era quello di non riuscire a fare la memoria, perché sono 80 pagine, è una commedia a due, commedia tranne un finale molto drammatico, però di base è una commedia con un'ironia francese molto speciale e particolare. Quindi il mio timore era la memoria, ho iniziato a studiare a settembre, abbiamo debuttato a novembre. Quindi prima ho studiato per conto mio, poi io e il regista insieme con l'aiuto regista, la regia di Marco Rampoldi e poi diciamo che verso ottobre si è aggiunto Corrado Tedeschi. Quindi veloce, cioè no, sì, abbastanza rapido. Sì, abbastanza rapido. 80 pagine le imparo in 3 anni. Ma figurati, con la parlantina che hai tu poi. Memorizzare poi è un problema. Ma sì, è un muscolo, è allenamento. È memorizzato ad alta voce, ho memorizzato leggendo. Prima dentro di me, poi ad alta voce. La difficoltà è che è un botta risposta continuo, perché siamo solo in 2 su quel palcoscenico. E la cosa bella è che io mi sento un'artigiana quando sono su quel palcoscenico, perché creo qualche cosa. Ok. È vero che c'è una sceneggiatura, è vero che c'è una regia, ma sei tu in quel momento che crei un'opera, che crei un dono per il tuo pubblico, c'è uno scambio ogni sera continuo, ma ti senti utile perché come un artigiano che crea con le proprie mani, noi in quella serata, ogni serata, mettiamo in scena un qualcosa. E il sentirti utile, il sentirti grato di aver fatto con tanta fatica, ma di aver portato a termine qualcosa, è meraviglioso. Poi è figo gli eventi, diciamo, dal vivo, il pubblico no, dal vivo è un'energia. È un'emozione incredibile, cioè veramente non vuoi più scendere da qualche scenico. E tu è la prima volta che fai teatro? Avevo fatto 2 musical, ma erano corali, dove eravamo in scena una 40 di persone, quindi non... E cinema? Avevi già fatto qualcosa di recitazione, mi hai studiato recitazione? Sì, ho fatto delle fiction, ho fatto. Ah, okay. Però non è la stessa cosa, perché insomma, quando tu sei su un set non è buona la prima, non è buona la seconda, puoi arrivare alla decima, alla quindicesima, no? E poi su quel palcoscenico siamo solo io e lui, quindi io mi appoggio a te, tu ti appoggi a me, ci deve essere grande energia e sinergia. E poi alla fine quando il pubblico ti ringrazia per quello che tu hai fatto, hai creato, è una botta di adrenalina io non mi sono mai drogata, ma credo che sia una roba tipo prendere una pasticca di ecstasy tutte le sere, non ne ho idea. Applauso, figlio. Però è fichissimo. E per andare in scena c'hai paura? Io ho sempre paura. No, non vedo l'ora di entrare, di fare, sei... di partire, sì, perché quell'attesa non passa mai. È il down che mi viene dopo, cioè finisce lo spettacolo verso le 11:15, io per un'ora sono come questa sedia,
cioè non so come mi chiamo, mi potresti portare ovunque, potresti farmi tagliarmi, tu non sento niente proprio. Sei prosciugata. Assolutamente. Bellissimo. Per me diciamo, la performance dal vivo a un evento con tante persone così, io che facendo totalmente un altro mestiere, ma se devo fare uno speech, poi finisco, sono morto, sì. Morto. La gente non capisce quanto sia faticoso sì. Reggere la presenza in generale. Però è quell'emozione che ti dà vita. Cioè io ero un po' di anni che non mi regalavo questo tipo di emozioni. E allora riflettevo su questa cosa, dico, ma come si fa nella nostra vita di tutti i giorni a poter trovare lo stesso tipo di emozione, di adrenalina, di energia? Cioè, puoi anche trovare Brad Pitt e portartelo a letto per una notte intera, ma il giorno dopo è sempre Brad Pitt, è sempre la stessa Manfrina. DiCaprio potresti provare, cioè almeno devi girare. Cioè non che io non sia soddisfatta di mio marito, non voleva essere questa la provocazione, però è riuscire a trovare nella tua, cioè dobbiamo essere bravi a riuscire a nutrirci di vita anche senza queste botte qua. Assolutamente. Penso anche che sopra una certa soglia, ho visto di recente il documentario su Maradona, alla tua dolce metà, al tuo dolce metà piacerebbe molto, magari l'hai già visto, perché mi ha molto colpito come sopra una certa soglia di visibilità, in quel caso è Maradona, Napoli, che a un certo punto era Dio. Mm-hmm. Dio poteva fare tutto. Qualunque cosa, avere qualunque cosa, e dopo un po' quella cosa non è più gestibile. È il discorso che dicevamo prima del personaggio, cioè la gente non vede più la persona, è il personaggio, non è più Diego, è Maradona, e quella cosa dopo un po' è un oltre inarrivabile, però quella è proprio una soglia impossibile. Invece un'energia positiva tu la puoi avere nella vita di tutti i giorni, solo che una volta si spegne un po', no? Si mette lì, cioè, vabbè. Si accontenta, si... ti dico anche, ci fanno delle indicazioni di luce, quindi essendo dei professionisti cercheremo di ribeccarcela al di qua del pilastro. Ma parlate tra di voi, no? No, un'altra, per tornare al discorso prima del volontariato e del mio impegno per la Fondazione Rava in Haiti, ecco, anche quelli sono i momenti, sono dei momenti molto forti di vita vera. E quindi di grande energia, di grande emozione, di nutrimento per l'anima. Anima, cuore, chiamala come vuoi, adesso dipende da quanto tu sia spirituale, però è quel cibo per l'anima, il volontariato, l'aiutare gli altri, il renderti utile per chi ha bisogno, anche quello ti dà una bellissima energia. Anche perché ti dà la vera dimensione, ti dà il significato, ecco, una volta che... Chi sono? E che cosa voglio? E se tu non hai ben presenti le risposte di queste due domande, fai fatica a trovare un senso alla tua vita. E non sono due domande banali. E non è che ti puoi rispondere oggi, ti devi rispondere tutti i giorni, perché ogni giorno noi cambiamo. Cioè, la Martina di oggi non è quella di ieri, non sarà quella di domani. In questo momento dov'è che ti vedi più attiva, orientata, che cosa ti accende di più? A parte questa esperienza teatrale, quali sono gli argomenti su cui sei più concentrata? Dov'è che ti vedi da qua a 10 anni? Dici, però a me questa strada interessa molto, è un settore che mi interessa molto. Ma sicuramente questa esperienza del teatro non rimarrà fine a se stessa, nel senso che mi piacerebbe continuare a fare teatro. Okay. E perché come ti dicevo prima, quando sto sul palcoscenico sto bene. Questo non significa che io sia capace o sia all'altezza, non lo so, perché non riesco ad essere obiettiva su questo aspetto. Però se tu mi dicessi vai a fare una conduzione o vai a interpretare quella donna in quello spettacolo, forse sceglierei di più il teatro. Mi piace continuare ad essere sempre in prima linea come volontaria con Fondazione Rava, continuare nei nostri progetti, e andare ancora sull'isola, perché comunque io sono arrivata ad Haiti circa 12 anni fa, un po' per vedere quanto riuscivo a mettermi in gioco di fronte a determinate tematiche
e di fronte a uno scenario di un certo tipo, perché Haiti è una realtà molto cruda, molto dolorosa. E quindi un po' inconsciamente mi sono un po' testata e messa in gioco. Quindi anche quell'aspetto lì mi piacerebbe portarlo avanti. Sono molto attenta a tutto quello che è il discorso della sostenibilità, quindi mangiare in un certo modo, rispettare l'ambiente, cercare di contagiare più persone possibili su queste tematiche, quindi una sorta di attivista su questi temi che mi stanno a cuore. Non si può pensare che sia solamente una ragazzina, con tutto il rispetto per la ragazzina minorenne, a portare avanti questa battaglia sul clima contro queste lobby americane. Va benissimo, può fare sensibilizzazione, ma non può essere lei come portavoce su un tema così importante. Cioè, dobbiamo un po' tutti aprire gli occhi e riprendere coscienza e consapevolezza di quello che ci sta attorno. Perché non va bene il mondo che lasceremo ai nostri nipoti, ai nostri pronipoti, quindi dobbiamo tutti darci una mossa e svegliarci. E quindi mi piace essere coinvolta su quello che riguarda l'ambiente, il clima, e sono molto attenta, cerco di inquinare il meno possibile, in casa, con i mezzi, cioè io e la mia famiglia anche. Perché comunque sono scelte che partono già da quello che tu ti porti in casa, anche da quello che tu mangi. Quindi da come mangi e da come vivi dipende il futuro di chi verrà dopo di te. Chiaro. Scusa, tu torna un attimo a teatro. Stavo ragionando sul fatto che in realtà a teatro più vai avanti e più migliori. Cioè, in realtà la tua migliore performance all'inizio devi ancora magari rodarti, se parti all'inizio, sì. E poi però dopo un mese tu a quel punto sei perfettamente in sincrono. Ah beh, quello sì. Hai il rischio di annoiarti dopo un po' perché continui a ripetere? No, non ti annoi mai. Noi abbiamo fatto 20 repliche e ognuna è diversa dall'altra. In ognuna c'è un qualcosa che ti porti a casa di differente dalla sera prima e di differente dalla sera successiva. Ma perché sei tu che cambi. Chiaro. Perché tu non sei la stessa persona, anche quello che tu hai vissuto in quella giornata cambierà la resa del tuo personaggio sul palco. E poi ci sono serate in cui tu ti senti veramente al 100%, ci sono serate invece dove la fai un po' più tecnica, un po' più precisa, ma che magari te la godi meno e c'è meno divertimento. C'è stata anche una serata che proprio niente, eravamo in down sia io che Corrado Tedeschi, ma proprio una serata bruttissima. Poi ovvio che il pubblico non ha percepito questo, certo. E noi abbiamo cercato di dare il meglio, ci mancherebbe altro. Però devo dire che insomma questa Juliette mi dà un sacco di soddisfazioni. Ma e se ti dimentichi, non ti capita mai che sei lì e dici, però non me la ricordo, allora, o lui magari parte e dice... Le prime 5-6 serate avevamo la suggeritrice in quinta, quindi l'aiuta regista che se vedeva che c'era un attimo di panico interveniva col suggerimento. Ma che cosa fa? Bisbiglia fa di... Sì. No, non ci posso credere. Certo. Vabbè, ci sono attori che recitano anche con l'auricolare. Veramente? E quindi hanno tutto in cuffia, ma non si può sentire questa cosa, no. E dopodiché lei se n'è andata, il regista se n'è andato e siamo rimasti in balia di noi stessi. Però fa parte del gioco, si cresce anche così. Sì. Tutti gli attori e attrici con cui ho parlato, diciamo, negli ultimi 3 anni, non ce n'è uno. Ho visto, io poi sono amante di cinema, ma cinema non impegnato, ma cinema proprio, diciamo, quello di massa, quindi niente di intellettuale. Però, tra l'altro, ho visto Irishman di recente. Lo sto con guardando, De Niro. Era un po' troppo lungo, mi manca l'altra metà. Cioè, 3 ore e mezza di film. Vabbè, però, ma insomma, con 3 fenomeni. Joe Pesci, De Niro, Pacino, Scorsese, è un filmone, insomma. Poi secondo me è perfetto per... Ma quando Joe Pesci parla italiano... Ah, hai visto? Lui e De Niro, peraltro, cioè, hanno alcune parti dove sono precisi, no? Dici? Sono meravigliosi. Però, ecco, alla fine poi tutti vedono il teatro come il posto vero, no? Cioè, come dire, sì, faccio cinema però a teatro. Se l'attore riesce a tenere a teatro, è come... un livello una sopra, sticella superiore. Non puoi fingere,
nel senso che richiede grandissima tecnica, è vero che devi essere sciolto, disinvolto, naturale, chiamalo come vuoi, però se prima non c'è la tecnica non puoi improvvisare a teatro, cioè a teatro devi essere capace. Non ti puoi permettere di sbagliare, perché se sbagli succede un casino. Chiaro, chiaro. Se sbagli sul set rifai. Cioè, comunque il regista ti dà un'indicazione, quindi nel check successivo riesci comunque a tamponare, riesci a farla completamente diversa. Anche noi a teatro abbiamo appunto delle indicazioni del regista, ma una volta che poi lo spettacolo è partito. È quello. I teatri poi hanno questa atmosfera magica, a me ogni volta che capita di fare un evento in un teatro, l'odore... Sai cosa? È rimasto molto normale, molto sobrio, molto vero, e quindi anche le persone che poi ti aspettano alla fine, insomma dopo lo spettacolo, per una foto, per farti complimenti, soprattutto quando vai nei paesi che non sei nelle grandi città, vedi questa umanità che ogni tanto ci dimentichiamo che c'è e che dovrebbe sempre esserci. Ci è capitato, eravamo a Matelica, dove c'è questo teatro bellissimo che l'ha fatto l'architetto Pier Marini, che è lo stesso architetto che ha fatto La Scala, infatti si chiama Teatro Pier Marini. Siamo andati a fare la nostra solita merenda prima di andare in scena verso le 6, prima di prepararci, e un signore ci ha riconosciuto e senza dirci niente ci ha offerto i cappuccini, le brioche, le cose. Poi, non so, passiamo davanti a un'enoteca, ti allungano il verdicchio perché è tipico di qua. E quindi ritrovi questa umanità del paese, che sono i valori che contano poi, perché stando in città ci si dimentica un po' troppo spesso, no? Siamo tutti frenetici, si va di corsa, c'è una delle varie tecniche che si fanno, io faccio questi seminari di crescita personale ogni tanto, e uno degli esercizi che ci fanno fare è l'esercizio del piccolo fare, quindi trovarti un piccolo fare che tu fai tutti i giorni, che può essere anche semplicemente pagare un caffè a qualcuno che tu non conosci, ok? E quindi tu arrivi al bar e senza motivo a quello a fianco a te o quello che arriva dopo di te paghi il caffè. Ti chiede perché? Perché mi faceva piacere, nasce una piccola conversazione e sono tutte delle micro storie che fanno comunque, ti fanno riflettere, e ti fanno bene. Certo, fanno parte poi della tua identità, sì, è una collezione. Sì, e questo piccolo fare potremmo tutti trovarcelo, no? Adesso questo è una cosa più economica legata, certo, a un euro di un caffè, però anche solo un gesto, no? Lo scuotere lo zerbino di casa della tua vicina se vedi che è sporco, piuttosto che annaffiare la sua pianticella che tiene sul pianerottolo. Chiaro. E sembra niente, ma alla fine generi comunque positività. Sai che mi hai fatto riflettere sul fatto che l'altro giorno mi sono reso conto di come la mia cultura italiana sia incentrata sulla diffidenza, no? E uno non se ne rende conto, perché è venuto a suonarmi a casa, tipo alle 6 del pomeriggio, 6 di sera, suonano in Inghilterra, sì. Io ero da solo in casa con mio figlio più piccolo, apro, c'è un tizio che dice in inglese: sono qui per controllare il gas, come si chiama? Il contatore. Io lo guardo e dico no, thank you, e gli chiudo la porta in faccia. Arriva la mia dolce metà a casa e dico: guarda, dobbiamo stare attenti in zona perché c'è un tizio che è venuto con la vecchia storia del contatore e cioè non gli ho aperto. E lei mi guarda dicendo: ma no, è quello che deve misurare, perché non è aperto? Dico: ma cioè, il contatore, insomma, sai, la truffa del contatore, sono tutte... E siamo sempre prevenuti. Zero. Invece lì, per dire, non so, io ho il vicino, il pacco lo lasciano al vicino, il vicino mi porta il pacco, guarda, me l'ha portato il postino, non c'è... È chiaramente... Però io sono di Riccione e questa Riccione avviene ancora. Ecco. Chiaramente sì. Se tu vivi in città, sei a Milano, a Roma, così... O Londra probabilmente non è così. Perché hai la dirimpettaia che ti allunga il vassoio di pomodori gratinati, ne ho fatti un po' di più perché so che ad Achille piacciono, che è mio figlio.
piuttosto che mia nonna che vive nel viale a fianco, che mi urla dalla finestra, cosa mangi a pranzo? Vieni da noi! Dico, no nonna, vado a correre, ci vediamo dopo, vengo per il caffè. Però nelle realtà più ridotte questo c'è ancora. Sì, c'è questo. Invece sì, nella città c'è questo pregiudizio, quindi non c'è, il piccolo fare è sparito nelle... Ma non, anche per... non dobbiamo. Invece spesso... Sta a noi reinserirlo. Carino, sì. Tu peraltro, insomma, anche... è vero che ti alleni tanto in palestra, però insomma, magno. Player, non volevo dire, non sapevo come dirlo in modo elegante, però cioè sei sul pezzo culinariamente. Io ho usato meno eleganza di te. Sei una guida Michelin, insomma, se si parla di cibo, insomma, ti... Mi piace ti mangiare, concedi, ecco. Da buona italiana sì, ma la tavola è una soddisfazione comunque, no? Non è solamente un cibarsi, noi siamo quello che mangiamo, noi siamo quello che assimiliamo, ma noi siamo anche, da buoni italiani, siamo godimento, siamo convivialità, siamo un buon bicchiere di vino rosso e un po' di chiacchiere con calma, non siamo solamente scriviamoci su Instagram. Ma Martina, scusa, un altro argomento che ti volevo chiedere, mi ha sempre incuriosito, è questo: il mondo è pieno di gente che magari ha successo a 18 anni, 19 anni, 20 anni da giovane, esplode per un certo periodo di tempo, ha grande successo e poi sparisce, cioè non ha longevità, no? È pieno di casi in tutti i settori, il musicista... Adesso questa cosa... In generale, no? In generale è sempre... No, 50 anni fa, 20 anni fa non era così, le meteore, me. Mettiamola così, magari quello, non so... Sì. Come si chiamava quello che cantava la canzoncina? Insomma, le meteore. Sandy Martin, però vedi che cioè, Sandy Martin è uscito e però... Però era il top delle meteore. Era il top delle meteore. Però hai sempre avuto le meteore, anche, non so, gli atleti magari fanno una grande stagione e poi spariscono. Tu invece sei riuscita ad avere una longevità della tua carriera. Cioè, hai avuto successo da giovane, però sei ancora qua e sei... Non sei in declino, sei in crescita e sei riuscita anche a reinventarti, evolverti, eccetera. Quali sono state, secondo te, per te, delle scelte giuste che ti hanno permesso di passare anche il momento dove magari sei giovane, c'hai il successo che arriva addosso, tutto quanto, e uno può sbandare molto facilmente. Invece tu sei riuscita a prendere questa strada qua. Perché? Qual è stato, secondo te, o quali sono stati gli aspetti importanti? Avere molto chiaro che cos'è la popolarità e che cos'è il successo. Nel senso che essere popolari, essere pop, quindi avere un riscontro e un apprezzamento da più persone, quindi dal popolo, no? Dalla grande maggioranza. Avere successo significa fare succedere delle cose. Ovvio, io non ho inventato nessun vaccino, non ho... diviso l'atomo, non ho fatto niente di tutto per questo. Per il momento. Per il momento. Bravo Monti, mi sei piaciuto. Però penso che nella mia carriera ho dimostrato di poter saper fare delle cose. Ho iniziato a fare la modella, poi ho lavorato in televisione, poi ho recitato, poi ho scritto un libro, poi ho fatto una mostra di foto scattate da me su di me, poi le fiction, poi il teatro, il mio impegno nel sociale come volontaria della Fondazione Rava. Come dici te, è una carriera in evoluzione. Ho saputo fare sicuramente delle scelte, ho dovuto dire dei no. E ho cercato sempre di rimanere me stessa, non mi sono mai snaturata per quello che richiedeva il mercato. Sempre con la testa alta e sempre con la testa sulle spalle. Ho incontrato agenti e persone, per fortuna, di grande competenza e dei professionisti. Non mi sono mai ritrovata in situazioni pericolose, quindi scandali o tutto quello che è venuto fuori adesso con il MeToo, uomini che ci hanno provato offrendomi del lavoro, se anche potevano essere situazioni che sarebbero degenerate, riuscivo sempre a fermarmi un attimo prima o a fare intervenire qualcuno se vedevo che la situazione poteva diventare pericolosa. Tutto quello che ho fatto lo posso raccontare a mio figlio di tutti questi anni con grande serietà e serenità. Per cui diciamo disciplina e scelte giuste. Sì, e poi anche la voglia di sperimentare, di rimetterti in gioco continuamente, di
Lo so, è rischioso, però se non rischiamo un po' nella vita, alla fine rimaniamo così, no? Mi piace dirci questa frase. Pensa che l'altro giorno ho fatto un video sul posto fisso, era il video, e la frase finale che mi piaceva era: in fondo uno deve mettersi in gioco nella vita, perché è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Chiudevo il video così, che mi sembrava una frase inattaccabile. Cioè, ti sembrava? Sai quanti commenti ho avuto di gente che mi ha scritto dicendo: ma cosa dici? Io preferisco vivere in ginocchio. Sono scelte? Noi siamo liberi di scegliere. Se tu sei felice, c'è grandissima democrazia in questo. Ognuno è libero di scegliere. Però ecco, per me di carattere non so, ecco, se uno non si mette un po' in gioco, se uno non prova e sta lì fermo tutta la vita, insomma, non la trovo molto divertente. Era il Dalai Lama, no? Che diceva: non ci sono uomini nati sotto buone o cattive stelle, ma c'è un modo differente di leggere il cielo. Adesso l'ho resa un po' alla romagnola, però all'incirca dice questo, nel senso che io non credo molto che esista un destino. Io credo che il destino sia un po' il luogo delle possibilità, dove ti arrivano delle opportunità e che sta a te poi gestirle e capire come interpretarle. Poi faccio il mio esempio, perché io parlo solo di mie esperienze personali. Questa opportunità che mi è arrivata attraverso Corrado Tedeschi, lui è stato molto coraggioso nell'offrirmi questo personaggio. Primo, perché io non avevo mai fatto teatro, e secondo perché è un personaggio molto complicato da mettere in scena. Potevo tirarmi indietro e dire di no, e non avrei messo un tassello in più nella mia carriera o nella mia esperienza di vita, e senza rischiare. Oppure, come ho fatto, ho detto: ok, un po' incosciente, è vero, mi ci sono messa sotto, ma ho colto l'occasione. Chiaro. Cioè, sul tema della popolarità e del successo ho sentito una bella metafora di Joe Rogan, che è un podcaster americano, che diceva: il successo è come un trucco di magia. Se tu sei il mago, il trucco deve funzionare sul pubblico, ma non deve funzionare su di te. Cioè, non devi pensare di essere veramente in grado di materializzare da zero un coniglio. E invece spesso, quando uno inizia a aver successo, ci crede. Cioè, crea quel personaggio e crede di essere, capito, un fenomeno, sempre bravissimo, sempre simpaticissimo, sempre... E invece questo è dell'onipotenza, no? L'onipotenza, no? Perché dici: ci credo davvero, sono quella roba lì. Anche lì capire che la differenza fra il poter dare il meglio di te stesso o la percezione di essere perfetto sono due cose completamente diverse. Dimmi un'altra cosa. Io in questo momento... Che ansia questa chiacchierata! No, perché adesso voglio avere le risposte. Vedo che vuoi avere le risposte, basta che non mi chiedi le ricette. Parlavo prima con la fondatrice di Giallo Zafferano. Eccola là, e le ho chiesto, che non l'ho incontrata. Io non so cucinare, zero. Io non so cucinare, zero. Siamo in due. Per cui le ho chiesto e lei mi ha detto: guarda, non c'è niente da fare con te. O ti piace o non ti piace, dai, cucinare. Io l'ho ammesso. Io non riuscirei a vivere in Italia in questo momento, perché pur essendo non famoso, cioè non sono un personaggio pubblico mainstream, però ugualmente ho un mio pubblico, e se vado in giro uno mi ferma e cose, insomma, e poi ci sono dei contesti dove questo avviene di più, chiaramente, o di meno. E a volte penso: sì, però caspita, magari uno c'ha voglia semplicemente di andare al bar tranquillo 5 minuti, e invece questo non è più possibile dopo un po'. E io sono ancora, ripeto, piccolo piccolo così. Come hai fatto tu a vivere una vita dove ogni volta che vai in giro c'è sempre qualcuno? Non puoi avere una tua vita, diciamo, privata, tranquilla. No, puoi, ovviamente se vai in metropolitana non ci vai con la piega fonata, non ci vai con il tacco e non ci vai truccata, ci vai con una sneakers, con un cappellino, guardi un po' in basso, struccata, stai nel tuo e fai un po' quella sfigatiella. Quindi ti anonimizzi, diciamo, la soluzione è... Esatto, cerchi di non attirare troppo l'attenzione. Ok. Ovvio che ci sono delle mattinate, delle giornate in cui non ne hai voglia, ma fa parte del gioco, nel senso che a chi ti chiede alle 7 della mattina in stazione centrale: facciamo la foto, togliti gli occhiali, con questo tono. Togliti gli occhiali, veramente. Fai un volo che non serve che prendi il treno. No, ecco, allora lì parte un po' l'ignoranza, perché dice: vuoi fare la foto? Bene, facciamo la foto.
sciacquati, esatto. Perché dopo un po' basta. Per cui dici, sono buone, è care e tutto. È gestibile, sì. Voglio dire, le sofferenze nella vita sono alte. No, no, assolutamente, assolutamente. Anzi, secondo me è sempre... Sì, poi ci sono quelle scene, tipo io mi ricordo che ero a Mirabilandia con mio figlio piccolo, aveva tipo 3 o 4 anni, mamma cacca, pipì, non mi ricordo, quindi tu sei lì in costume da bagno, appena fatto lo scivolo, il kamikaze, e sei lì che lo sollevi così, ti arriva quella da dietro, facciamo la foto! Però ecco, poi c'è anche, magari ci sono diversi momenti della carriera e hai dei momenti dove c'è totale... attenzione, sì. Perché sei nel boom pazzesco, momenti in cui sei più tranquillo, insomma. Sì, però anche quei momenti in cui sei fuori dallo show servono per ricaricarti, per riequilibrarti, per anche ritrovare un tuo centro, no? Perché come dicevi tu, ogni tanto si rischia di essere un po' troppo... Certo. Onnipotenti, e quindi serve ritornare un po' nel tuo nido. C'è chi lo fa con la meditazione, c'è chi lo fa che si fa un viaggio di 2 settimane, ovvio deve avere la possibilità di farlo, ma c'è anche che si ritira tranquillo e sereno 3 mesi a casa e si ricarica. Questo Matt Damon in un'intervista che diceva, a un certo punto siamo andati tipo 6 mesi, non so, in Australia con la famiglia per staccarci, sì, da tutto quanto. Che cosa ti manca ancora da fare, che vorresti fare? Dal punto di vista, cioè hai fatto televisione, radio, c'è qualcosa che ti piacerebbe fare, o magari, che ne so, la regista di un documentario, non lo so. Allora, non è una cosa che si può fare, si può sempre imparare, però ecco, mi piacerebbe imparare a suonare uno strumento musicale tantissimo. Non so dirti neanche quale, una chitarra, un pianoforte... Però la musica mi è sempre piaciuta. Se vuoi imparare a giocare a ping pong, io ti posso aiutare su quello, è l'unica cosa. Stavo pensando, musica non so suonare niente. No, oppure, quando Achille diventerà un po' più grande, mi piacerebbe passare dei soggiorni più lunghi ad Haiti, quindi fare delle missioni magari anche di qualche mese, riuscire a portare avanti dei progetti non solamente a distanza, come faccio, perché quando vado i miei soggiorni durano 1 settimana, 10 giorni e non più di 2 volte l'anno, quindi riuscire a... stabilirmi ad essere un po' più presente nel seguire i progetti, questo sì. Come sogni nel cassetto, che è un po' una frase fatta, tutto quello che è successo nella mia vita non era in quel cassetto, nel senso che è arrivato tutto così, inaspettatamente. Poi ero così giovane quando ho vinto Miss Italia che ancora non avevo le idee chiare di che cosa voler fare da grande o nella mia vita, certo, no? Certo. Non quindi è che avevo la passione degli animali a dire voglio fare la veterinaria. E quindi diciamo che il cassetto dei sogni si è riempito man mano, strada facendo. In base anche alle opportunità, sì, che arrivano. Sì. Io ti vedo, non so, quando ci saranno i primi viaggi nello spazio, io invece ti vedo a fare qualcosa di, non so, la prima donna. Sai, i viaggi spaziali adesso? Addirittura, insieme alla Cristoforetti. Non lo so, cioè ti vedo proiettata anche su imprese di qualche tipo, non lo so perché. Questo mi manca. Questo secondo me. Anche, secondo me sarebbe male. Anche sarebbe d'accordo su questo. Vabbè, facciamo un team e andiamo tutti sullo spazio.